E allora, buongiorno a tutti, carissimi cittadini di Fiumicino. Ci troviamo qua alla vecchia centrale dell'Enel. Sono passando, ho visto il degrado e la discarica a cielo aperto che hanno lasciato il comune dove prima avevano montato una tensostruttura al quale facevano degli eventi. Ecco, adesso giro la telecamera e vi faccio vedere bene qual è la situazione. Un attimino soltanto. Guardate, allora partiamo da qui. Qui è l'ingresso, come vedete. Guardate i cumuli di immondizia, una discarica. Ecco qua, ci sta di tutto, dal materiale plastico al ferro, lamiera, bombole di gas, forni, elettrodomestici, sedie. Guardate bene. E qui era dove era montata la lavatrici, la struttura, la tensostruttura che il comune ha fatto montare qua, dove hanno fatto eventi, dove hanno fatto manifestazioni. Come vedete, hanno smontato la tensostruttura e l'hanno riposta da un'altra parte, lasciando tutto questo. Porte d'ingresso, vedete? Poltrone, sedie. Guardate. Ci sta guaina, quello è il palco dove appunto facevano gli eventi, le personalità salivano sul palco. Queste sono strutture di legno, paratie di legno. Ecco, guardate, questa è la situazione. Questo è come è stato lasciato dal comune di Fiumicino, perché si sono occupati solo dello smontaggio della tensostruttura. E questo è cosa hanno lasciato. Ecco, questo è il nostro comune, questa è la nostra amministrazione comunale. Ci sono queste altalene lasciate qua, giochi per bambini, vedete? E questa è la situazione. Ora, quello che vi chiedo e mi chiedo, è possibile che un'amministrazione comunale faccia? Perché questi sono stati loro che hanno lasciato tutto questo materiale misto, quindi hanno creato una discarica abusiva, perché questa è una discarica a tutti gli effetti. Poi ovviamente ci sono stati gli incivili che hanno continuato a venire a scaricare i rifiuti qua. Vedete? Ecco fatto. Questa è la situazione in questo spazio aperto, pubblico. Ripeto, è una discarica, ci sta materiale di ogni tipo, dalla plastica al ferro, al legno, bombole di gas, elettrodomestici, armadietti, frigoriferi. Ecco, guardate, questo è quanto. Quindi io spero che qualcuno mi dia una mano in fare un'interrogazione al sindaco e chiedere come mai è stata lasciata in queste condizioni questo spazio che il comune ha usato. Quindi Roberto Severini, mi rivolgo a te gentilmente di chiedere come mai è stato lasciato tutto così. Perfetto, signori, io vi ringrazio. Segnalerò e continuerò a segnalare tranquillamente quello che il comune, questa amministrazione da ormai 10 anni che tiene il comune sotto scacco e che purtroppo hanno fatto il loro territorio, il loro dominio. Una buona giornata, grazie a tutti.